E allora... Ma tu sei quando le carciofi? Ah, molti anni figurati, non me li ricordo. Però lo conosco da quando ero guaglione, diciamo da sempre. Anche se lui aveva un 4-5 anni, penso, di più di me. E allora chiaramente teneva un altro tipo di frequentazione, un altro tipo di... Poi dopo, nel periodo del bar, in qualche modo, c'è stato un poco più di... periodo del bar da quando era? Allora, 20... io avevo 23 anni, 55 e 23, sono 70... 78. Intorno all'80, in un certo senso, quando... Chissà era frequentato? Sì, era un bar, ci veniva spesso, diciamo. Veniva insieme a chi altro? Ci stavano vari, pare che fuori con Michele, spesso, mia bambina, sposa. È stata una bella esperienza che lo bar là, Ci si è provato, erano i tempi in cui ci si credeva ancora. Cioè, ci si credeva ancora, in effetti... Nella possibilità di avere una situazione migliore, invece da quello che si è verificato, penso che non è stato un fallimento totale, perlomeno visto da prima, poi, non lo so, tu pensi che viene da qua, sì, da sì, stessa esperienza? Sì, Emilio è stato uno che all'inizio ci credeva più di noi, probabilmente, perché è venuto, è di un'epoca antecedente, ha vissuto il 68, il 70 italiano in un modo... diciamo più intenso, pure per l'età che aveva in un certo senso, e poi è stato il primo che si è reso conto della grossa delusione, perché tutta quella che è la sua opera è tutta una delusione di quello che non si è verificato, secondo me. All'interno proprio delle sue cose, stava là, si faceva, stava con le persone che conosceva, non aveva, perché lui in realtà, dopo il periodo universitario, come un po' tutti voglio dire, no, ha fatto architettura, ha pensato di poter costruire, poi si è scontrato con la realtà, con la realtà e mondragonese e italiano in generale, voglio dire, ma mondragonese in particolare, si è reso conto che niente era possibile, anche perché i pochi progetti che hanno potuto hanno realizzato sono stati, diciamo, cambiati in corso d'opera, svariati in vari, cambiati in tutte, cioè capito, non, l'idea primaria, diciamo, è rimasta solo un fatto molto ideale, poi dopo per il resto, diciamo, a parte quello che ti posso dire io, bisogna dividerla secondo me minimo in due fasi, diciamo. La prima fase era quella là più ideale, cioè quella là dei cartoni e dei colori, del puntinismo, ed è una parte più gioiosa, già sapere, pure nei colori, nelle cose. E poi mano a mano, capito, c'è stato un qualcosa, io e Giuseppe Ritti, che erano tutte lapidi. Cioè tutte le sculture ultime, quelle là, io ho visto sempre come delle lapidi, che poi infatti nel concreto si è verificato, perché una delle ultime sculture ci hanno fatto la lapide, voglio dire, cioè io l'avevo già dall'inizio, avrevo come... ma si vedeva, sì. La presenza del nero pure. Ma non solo, ma pure il grigio assai, il nero pure, i neri di varie tonalità, poi il grigio, però il grigio, diciamo, come grigiore generalizzato, voglio dire, non sono finito, gli dico qualche punto di arancione ogni tanto che scivo, quel rosso ocra che poi però a fasi... Diciamo che comunque sono... generative di un poco di sua vitalità, però fondamentalmente era già era rinunciatario in tutti i sensi, voglio dire, sì. Sia verso la vita, sia verso l'arte, sia verso anche l'attività, che non perché poi se ne ha fatto più niente, non viveva col padre, con la madre, cioè anche con ristrettezze, voglio dire, perché mi ricordo che non sempre dei problemi pure per fare le opere, sì, anche perché c'esteva Sorvillo che gli faceva delle strutture, io mi ero
offerto di fargli delle cose, però essa era sempre molto... E devo dire che anche l'amicizia di Emilio mi ha influenzato pure nelle cose che ho fatto, voglio dire, perché sono rimasto probabilmente purino, non deluso del tutto, voglio dire, anche se all'epoca, come ti dicevo, ci stavano un po' di quella cosa da fanno. Però io penso che quando è passato a quelle parti, diciamo, poi sapere, basta che tu quando avrai occasione di vederle tutte quante insieme, se le hai viste già, forse già te rese conto, no? Che ci stanno, diciamo, che la parte, il gioco dei colori, tutti gli pezzerielli, quelle cose, quel modo di si mettere là a vaniare, diciamo, qua al cervello, no? È la creazione più aperta possibile. Però invece, capito, sto fatto da questa... questa struttura che si... ma tu considera che le ultime parti lui già non si sentiva bene in realtà, perché non aveva energia, cioè penso che questo stato di cose lo condizionava pure mentalmente, anche se lui non sapeva ancora della malattia, no? Però già nel cima, come si suol dire, non si sentiva buono, stava sempre stanco, in fondo. Poi dopo, quando ha scoperto la situazione, ma tu niente. Hai detto che hai influenzato pure a te in alcune cose che hai fatto? Sì, sì, all'inizio sicuramente, sì. Tu per esempio si fanno riprendere un po' queste cose che ci tiene ancora? No, io tengo delle foto, oppure tengo ancora delle cose, ma poche. Ho delle porte a casa, per esempio, io ho fatto, all'epoca ho fatto le mie porte a casa mia, le ho fatte, diciamo... Trenne presente pure il trenne presente, automaticamente al momento che tu stai con una persona ne condividi certe cose e si è felicemente influenzati, voglio dire, sì. Sia l'uno che l'altro dalle cose che fanno, che si fanno, no? Voglio dire, se ne parla vuol dire che si vanno a mettere insieme quello che sono le esperienze dell'uno e dell'altro, si compongono, si assorbono, ma è naturale, voglio dire, no? Perciò voglio dire. Ci stanno, specialmente all'inizio, sì, sono fatto. Anche se io chiaramente avevo uno spirito più all'epoca rispetto a lui, che già stava in una situazione, diciamo, di negazione un po' di tutto, voglio dire, non voleva, non sentiva, non voleva, era tutto negativo, voglio dire. Io stavo con uno spirito diverso, allora chiaramente teneva altri colori, altre cose, forse la cosa che io 7, 8, 10 anni prima stava a fare con i cartoncini, stava a fare con il puntinismo, stava a fare con tutte queste cose. Sul sistema, per esempio, di usare i colori col pennello insieme, per esempio, io usava, per esempio, faceva dei cromatismi, diciamo, fatti con delle forme, erano delle sculture in realtà, però poi si perdeva più tempo a pittare che non a farlo, perché poi la scultura già faceva Sorvillo, se ce la disegnava, la realizzava la parte proprio strutturale, e poi là se si smetteva e si faceva le cose, però già si prende una fase che... Prende anche gli uigarilli, poi ci stava un opportuno, ci stava la seconda moglie del padre, zia Italia, era sempre molto cortese, era una femminella piccinella, e poi c'era il padre che... Comunque forse compare nelle figure... Era una figura, per lui è stata una seconda mamma, però è stato qualcosa di dolce, di familiare, capito? Nonostante, diciamo, che era una donna che era venuta dopo, quando lui già era adulto, capito? Però diciamo, era tenuto come figlio in un certo senso. Non lo so, però in quel momento penso che era la madre, voglio dire, capito? Per certi aspetti, se non per quelli proprio, diciamo, poi sono cose più intime, più sue, voglio dire, però mi ricordo che era sempre molto cortese nel farci entrare, pure quando era tardo, molte volte, cose, capito? Vuol dire che gli faceva piacere che erano a 2 mili, come da già dice, questo ti fa capire una certa... Invece la presenza del padre era quasi, non si pareva, diciamo, stava più per fatti suoi, ma proprio come tipo, era un tipo, diciamo, più... Però, diciamo, là, poi si saliva con la scalella, si saliva in coppa, era il primo piano, ci stava... Eppure Angelo, per esempio, ci è passato parecchio tempo. Angelo Iovino ci è passato parecchio tempo, ha acquisito
penso la grossa parte della tecnica, perlomeno iniziale, si è imparata là. No? Eppure perché lui ci dedicava tantissimo tempo, nel senso che stava spesso là, perché non aveva altri impegni, era vogliono, allora chiaramente la sera stava spesso là. Era là, si stava pure mezz'ora senza parlare, voglio dire, senza nessun problema. Non ero discorso, ci stava la musica, ci stava. Era quasi un ambiente aperto dove ognuno faceva quello che gli pareva, voglio dire, non è che ci stava quella, quando ci stava più gente che non si riusciva più, perché poi era una camera 4x4, voglio dire. Niente, io penso che si resteranno no, ma io gli amassi tristezza. Quindi patrisce quelle che sono rassegnazione più che altro, non tanto tristezza, ma rassegnazione sicuramente. Rassegnazione di non poter fare, di non poter chiusura con tutti e con tutto. Cioè perlomeno sta fase a Caimà ricordo proprio precisa che lui non. Però era abbastanza ossessivo comunque. Nel discorso era. Cioè era inutile. Parole poche, qua nascevano era sempre che lo lato dice ma che parlamo a fare, cioè questo era il concetto, in fondo aveva ragione, devo dire ancora adesso che secondo me io oggi lo condivido e chiudo prima come discorso. E all'epoca la delusione più forte probabilmente è che lui è passato in un periodo che di credulità, né? E che poi invece capite si è verificata l'impegno. Da chi si pensava, e poi invece sembra che ho digerito con più calma e mi sono rassegnato più per gradi, voglio dire. Per dire io, come io condividevo appieno, diciamo, questo, cioè si capiva che a Mondragone specialmente, ma manca non si poteva fare niente, voglio dire. Cioè non poteva assolutamente andare oltre quelli che erano gli standard. Che... In effetti diciamo, di nuovo Chilombato 2 era un tentativo di... Era lo stesso discorso di Chigliolana, l'entusiasmo diciamo, di voler creare delle comunioni, delle idee, delle cose. Per certi versi ci sono riuscito. Come punto di aggregazione sicuramente, come punto di aggregazione diciamo, si è creata, diciamo, questo lo devo dire, però poi chiaro, le cose cambiano, passano, peggiorano, migliorano, a seconda come lo viro. Se devo dire all'epoca ci credevo, voglio dire ci ho fatto quello che ci credevo, però poi figurati, poi a un certo punto, no ma anche io ho passato pure altri, penso che allora, abbiamo detto inizio bar 78, 87, 88 e poi verso il 90 ho iniziato a fare lavori miei, diciamo. No, inizialmente probabilmente quando ho fatto 10 anni tenevo ancora l'idea di voler fare, di voler fare, poi mi sono reso conto che non era possibile. Il bar ha avuto un suo pianoforte. Comunque c'è stato un minimo di comunicazione, si parlava di cose interessanti, si parlava pure di cazzate, voglio dire, però fondamentalmente non era un bar tipo, andava completamente oltre, diciamo, a rubare tipo come rendendim noi, rendendo la zona nostra, no? Quando i primi tempi, voglio dire, fino a metà, perché poi da Gitto, poi a un certo punto c'è stata una chiusura completa proprio, pure perché secondo me già non si sentiva bene. Io non mi ricordo quando lui ha avuto chiaro l'idea della malattia, perché mi ricordo che andò a Roma a fare una visita. E io mi ricordo una volta che sono chiuso, però molto fumosamente, che sono chiuso a Roma perché lui stava facendo una visita, i primi, e poi dopo qualche 15 giorni, 20 giorni si incominciò a chiarire quest'idea che teneva dei problemi, non si sapeva, non si riceveva, però c'erano dei problemi gravi, voglio dire.
è quello che più mi rimase strano, è quello che ancora oggi ricordo con molto stupore, era il fatto che essi tenevano un libro di Padre Pio e che mi diceva che era stato e doveva andare ancora questo Padre Pio, queste cose, al che io pensavo, ah, Emilio Morello è Padre Pio, e guardava la vita come strano. Cioè Emilia, capite che va da Padre Pio, dirà la vita come da cagna, come da la sofferenza, il cioè se me lo fosse detto uno che dice minimo quello è da Padre Pio, chi è da grazie per dire, no? Mai, 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 mai. Cioè proprio del ateismo, proprio senza ombre di dubbi, voglio dire. Non... E questa è stata una di quelle cose che. È un'altra cosa che mi ricordo come hanno fatto molto particolare, che lui continuava a mettere la mano sul viso, non si fa varena quella specie di decima, come si può dire. E mi ricordo che gli dice a me, ma io non sono venuto per te come ho fatto le immagini, io sono venuto per Emilio, quindi l'anno che mi sente, mi parla, cioè capito, cercai di, però questo se... E il cambiamento, capito, sto fatto qua mi rimanette, non lo so, non... Perché molte volte uno dice, no, ma io, sai che le cose quando uno dice, io sono, non è vero niente. La vita ti cambia continuamente. Secondo me, lui non lo vedeva come un percorso artistico, capito? Cioè, questo è come al solito, diciamo. Cioè era il posto dove stava a casa perché non usciva molto, solo da sera, non frequentava. Non... Cioè era un percorso di vita e basta. Sì, era qualcosa che aveva tranquillità mentre che stava a casa e teneva qualcosa da fare. No? Perché voleva fare pure qualche mostro, qualcosa. È stato sempre spinto, da più persone. È stato sempre qualcosa che gli hanno proposto, è stato sempre qualcosa che gli hanno messo in mezzo, l'hanno coinvolto più delle volte, ma lui non avrebbe avuto nessun tipo di interesse. No, assolutamente no. Ma probabilmente non gli sarebbe passato nemmeno per la testa il fatto di... Perché... il discorso è che se uno che fa ricerca è come quando una persona vuole rappresentarsi, se tu ti vuoi rappresentare perdi tempo a pubblicizzare la tua immagine e la tua persona e non tieni il tempo per essere persona e per fare ricerca in coppa a quello che stai a fare, no, sicuramente non tieni il tempo e questo è uno dei problemi dell'arte ancora attuale, voglio dire, perché come fa a mettersi là a fare veramente sperimentazione, ricerca o avere degli spazi puliti, perché secondo me uno per essere un artista deve essere pulito. Non mi ricordo mai che mi ha parlato di questa cosa, sempre, mi ha parlato sempre di queste cose come un fastidio, voglio dire, mai come un momento, capite? Mai posso dire di aver visto, dice, mi dice, mo ha già fatto questa cosa perché mai, cioè vuol dire che non gli interessava, era una cosa che non c'entrava proprio niente con la cosa so. Conferma il fatto che c'è stato pure probabilmente qualcuno, non lo so, se per un motivo, per un altro, perché altro che avrebbe voluto comprare, avrebbe voluto fare, però io non era mai interessato a queste cose, cioè non portava proprio, cioè non era fine a se stesso quello che facevo, voglio dire, c'era una cosa che stava là, che gli serviva per andare avanti, era un impegno che teneva, che va a fare quella cosa, perché lui fondamentalmente nei periodi in cui ha fatto molte cose non faceva nient'altro, e lui chiaramente sentiva musica, leggeva, faceva tutte le cose sue. Però fondamentalmente è arrivata una certa ora, capite?
erano giornate intere che si passava a fare queste cose. Io penso che la fase più creativa è stata quella là iniziale. Il gioco dei cartoni, tutti i colori ritagliati, ma ha fatto dei lavori di chi gli là proprio a spacca cervello proprio. Tempi, cioè ore, 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 e là c'è stare quella parte veramente libera di lavoro, cioè leggeva, si documentava, cioè non è che stava là, era uno che viveva la realtà sociale anche stando fuori, però viveva con intelligenza, con criticità, no? In tutti i sensi, non è che si va. Però da gitto, se opera si può dire, sono i percorsi della vita, voglio dire, c'è stato. Ha fatto delle cose sempre per il piacere di farle, per conto suo, voglio dire, ma non ha visto mai interessato. Pur quando va là, Patrice, no? Deve sempre domandare le cose, non è che lui teneva a spiegarti o a darti delle cose. Quando uno sta sempre rende, molte volte sta rende, vive sta cosa, sta passione, sta cosa. È quello che rivede in capo che lo fa, Patrice, come fatto di sperimentazione, ma senza nessun tipo di fine e resoconto, anzi, il problema era. No, a teoria sì, perché aveva delle sue idee, voglio dire, perché se metto ore e ore là, per esempio, faceva 10, 20, 30 strade da colore, un coppa quella cosa, perché proprio rilassava, no? L'ho fatta da pittana, di colore. Era più, diciamo, questo fatto non tanto dell'opera, ma del piacere di farla, capite? Inteso in questo senso, non come.